tutti ragazzi del Xuar ed è bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui, siamo su FIFA 17, signori. Oggi volevo iniziare una serie, una specie di Road to Division 1, che poi è davvero un Road to Division 1, non so manco parlare, ma va bene lo stesso. Allora, vi faccio vedere la mia rosa, è una Premier League, abbiamo Fabianski in porta, terzino sinistro Monreal dell'Arsenal, Mertensalker, Ut e Bellerin che è in prestito, però poi vabbè, vi farò vedere i sostituti, che poi sono tutti dei titolari, li faccio girare un po' tutti. Poi abbiamo centrocampo McCarthy, se non mi sbaglio, giusto? Sì, perfetto. COC Lanzini, che è davvero troppo forte, cioè è troppo forte. Poi abbiamo Drinkwater, Zaha, Hernandez e Montero. Davvero forte questa squadra, cioè non costa nemmeno tantissimo, però ci sta per iniziare su FIFA. In panchina abbiamo McCarthy, che è un portiere 76, che alla fine non l'ho manco comprato, ma l'avevo trovato nei pacchetti iniziali. Poi abbiamo Fernando, davvero forte, mi piace. Jones, Guye, che è buggatissimo secondo me, cioè è davvero troppo forte, mi fa un botto di gol. Poi vabbè, abbiamo Helly, non so manco come si pronunci, però tra un po' scaderà perché è in prestito. Poi abbiamo questo giocatore che non provo nemmeno a pronunciarlo perché non ci voglio proprio provare. Allora, poi abbiamo Valencia, che anche lui è un buon giocatore. Poi abbiamo Ivanovic, Lennon, Ducouré, che è fortissimo e buggato, Kolarov e Wimmer, che dovrò cambiare. Allora, che cos'è che faremo in questa serie? Cercheremo di scalare le divisioni. Io sono già in divisione 8 se non mi sbaglio. Non dovrei sbagliarmi, sì, non mi sbaglio. Quindi oggi cos'è che andremo a fare? Innanzitutto andremo a fare due partite. La prima, che ovviamente dovremmo vincere assolutamente. La seconda, anche che dovremmo vincere assolutamente, perché cazzo voglio arrivare in divisione 9 in questo episodio. Se intanto mi vedete con la felpa è perché quasi muore dal freddo, c'ho le dita ghiacciate come sempre. Cioè abbiamo questa squadra davvero. Drinkwater sul punto di battuta, la passiamo perché davvero crossare non è proprio uno dei miei. Dai. Sì, Bellerin. Ah, stoppato. 2 hours later. 2000 years later. Buono Drinkwater. Drinkwater che recupera palle e saliamo. Saliamo verso Montero. Montero. Sì, buono Montero che cerca di procurarsi un po' di spazio. Buona la palla per Za. Ok, vai che la metti in mezzo. Vai. No, non ci posso credere, cosa ha sbagliato? No, vabbè, ma io ho le dita ghiacciate, Dio santo. Poi c'è qui Teio che sta cercando di farci gol, che non ce la fa, vuole fare il pallonetto, ma non ci riesce, signori, non ci riesce. Dai, madonna mia, ma perché mette sempre pause questo? Non ci posso credere. 1 eternity later. Attenzione, attenzione, Gaia. Guarda qui come siamo scoperti, Dio santo, siamo scopertissimi. Ma buonissima la parata di Fabianski. Calcio d'angolo. Colpo di testa Fabianski, la fa sua, signori, Fabianski. Credo che questa è una partita davvero noiosa, non ci sono stati nemmeno tanti tiri, è una partita alla pari. Però davvero si sa aggiustare bene il gioco questo. Perché ho fatto sta cagata? Oh, ma ho fatto una cagata ed è risultata buona. Ok, ci accentriamo. Buono. Vai Hernandez. No! Ricominciato il secondo tempo. Spero che l'inquadratura non sia cambiata di tanto, perché purtroppo non ho un telefono con una memoria tipo 600 miliardi di giga. C'è Fernando Torres inseguito. No, no, qui ce lo siamo davvero fatto scappare. Ma il tiro è davvero fuori. Stiamo davvero, davvero soffrendo. Drinkwater col pallone. Portiamo un po' su sta squadra. Dai che c'è il lancio lungo per Montero. Andiamo a segnare, forza. Andiamo a segnare. Metti in mezzo sto pallone. Dai che arriva Hernandez. Peccato, peccato, perché stiamo facendo davvero una buona partita. Ci stiamo risvegliando finalmente. E si vede da queste azioni. Ancora la squadra avversaria. Cerca il lancio lungo per Christian Teio. Ancora in mezzo, Christian Teio riceve ancora il pallone, ma c'è ancora il tiro murato dai difensori del Real Celeto, signori. Mamma mia. Stiamo facendo davvero una buona partita in difesa, soprattutto in porta sta giocando davvero bene il nostro portiere. Ricordiamo Fabianski, davvero ottimo acquisto. Ancora che attacca con Busquets. Tutto capito da Mertensacker. Allora Za che la dà. Azza. No, vabbè, era Lanzini, ma va bene lo stesso. Dove vai? È qua.
Dai che la diamo in mezzo, dai Za, che è perfetta, non ci posso credere cosa ha sbagliato Abel Hernandez, non ci posso credere signori, siamo al 78esimo, ce la possiamo fare, io ci credo, dobbiamo segnare questo cazzo di gol, quindi Abel Hernandez svegliati, c'è ancora Cristian Tello che è davvero pericoloso, ma c'è Ut signori, la mia difesa potrà essere davvero lenta, ma è davvero qualcosa di incredibile, perché sono dei muri. Andiamo ancora con Lanzini che va tutto da solo, ancora Lanzini senza skill, Lanzini, la parata del portiere, incredibile signori, incredibile. La seconda partita la giochiamo con Fabianski, Kolarov, Jones, Ut, Ivanovic, Fernandinho. Sì, non vorrei sbagliarmi, no, Fernando, mi confondo sempre, non so perché. Elli, che non so pronunciare, Gueyelbag in persona, Montero, Hernandez e Lennon, signori. Ok, dai Hernandez, che la dà bene per Gueye verso Fernando. Fernando, prova il tiro! Fuori di un pelo, mamma mia. Attenzione, Chamberlain. Dai Kolarov, Dio santo, prendigli sto pallone. Ut, perfettissimo l'intervento, ma pallone di merda ancora Ut, dopo la scivolata perfetta di Fernando. Il pallone è per Fernando, di Fernando che la gira per Kolarov verso Hernandez, la parata del portiere. Dai Lennon, buono in mezzo, madonna mia, ma chi è che ha colpito? Vabbè, non lo scopriremo mai. Ancora la squadra avversaria che non so manco come si chiami, forse OG Team, ma va bene, dai, su, grandissimo Ut, grandissima la prova di Ut, davvero sta giocando una partitona, sono davvero contento perché è un ottimo giocatore, anche se è lento, particolarmente lento, però è comunque un buon giocatore, un buon difensore e un muro. Ancora la Lana che prova a skillare, ma subito viene interrotto da Ut, signori, mamma mia Ut, ma quanto è forte Ut, e quanto faccio cagare io. Ancora l'Ashford, cerca di farsi spazio ma non ci riesce, prova il tiro, il portiere Fabianski si è buttato a cazzo, praticamente ha visto qualche fagiolino là per terra e ha deciso di raccoglierlo. Finiamo questo primo tempo sullo 0-0, dominato un pochino verso la squadra avversaria, ma va bene, cioè proveremo a segnare assolutamente, anche se il possesso è quasi uguale. Madonna mia raga, fermiamolo, sì Ut, ok Fernando, sì, mi prude il naso, mi devo grattare, muoviamoci a fare stazione. No! Devo grattare. Ancora la squadra avversaria con un nome impronunciabile che non ci proverò a pronunciare. Prova il tiro, chi è? Chi è questo qua che ha provato un tiro che portatore è uscito davvero una mozzarella dal piede. Stiamo giocando davvero una partita di merda. Guarda il buco. E c'è Fabianski che ci salva ancora, signori. Mamma mia, davvero ottime prestazioni per lui in questo episodio. Peccato che non riusciamo a segnare. Non abbiamo fatto nemmeno un gol neanche nella scorsa partita. È davvero incredibile. Cioè, non so perché, ma sembrano coincidenze, non lo so. Sì, Fernando, dai su. Dai, porca puttana. Tira Hernandez. No, palo, non ci posso credere. Ancora il recupero di Montero che sbaglia il pallone, ma c'è ancora il recupero, anzi subito il recupero della squadra avversaria che non perde tempo e vuole attaccare, vuole segnare, vuole vincere questa partita, ma c'è la parata di Fabianski. Si fa vedere l'attacco avversario. Cazzo, qui è proprio una tegola. Ancora Fabianski di nuovo, signori. Grandissima prova per questo portiere. Mamma mia, troppo forte, signori. Vabbè, spero che questo primo episodio del Road to Division 1, non so manco pronunciarlo, ma va bene lo stesso, vi sia piaciuto. Se è così, lasciate like, commentate, soprattutto iscrivetevi e passate nel link in descrizione dove c'è il gruppo Telegram, che è molto importante perché ho fatto così? Per sapere appunto le notizie del canale, o quando registro, quando edito, quando finisco, quando cago, quando faccio qualsiasi cosa. Quindi niente, detto questo, spero di nuovo che vi sia piaciuto. E niente, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!